Spero si sia capito e si sia compreso con quello che abbiamo fatto vedere lo sforzo che c'è stato dietro questa costruzione di contenuti, di logiche, ma soprattutto anche di bravura di questi ragazzi. Quindi io vorrei che ancora una volta per loro fosse questo un segnale importante di come la formazione è anche un'occasione per mettersi in gioco non solo sulle conoscenze, ma anche sui propri modi di fare e di comportarsi. Guardate, tutta questa collana di video è oggi già disponibile sul portale del progetto. È possibile visionarli andando direttamente nella sezione prodotti, dove nella parte in fondo ci sono i 9 cortometraggi, accedere alla pagina specifica e quindi qui ognuno può rivedere, riconsultare, visionare online questi video con i nomi di questi ragazzi che chiaramente sono i veri interpreti, chiaramente grazie anche al grandissimo contributo di esperti e di tecnici che hanno lavorato con loro, coordinati dal dottor Pantuliano, che ringraziamo ancora. Eravamo rimasti qui, non andiamo oltre, il gioco lo presenterò in 2 secondi perché ho bisogno di dare spazio ai nostri relatori, perché vorrei da loro ovviamente un feedback e lasciare ai tecnici, agli esperti della materia, darvi un ultimo messaggio. Nella città potete girare, potete visionare il centro commerciale, potete andare all'università, potete visitare il palazzetto dello sport, andare alla zona industriale. Ognuno di queste aree è un'area dove c'è un prodotto, c'è un servizio e naturalmente sono tutti diversi dalle problematiche Buongiorno, che ha un piccolo Paoli. Imprenditore per poter avviare sì, la sua attività. L'aspettavo e quindi per poter pagare i fornitori, i finanziatori ad un grande manager che ha bisogno di effettuare operazioni di acquisizione e diffusione e porta avanti un consiglio di amministrazione. Sono tutti momenti importanti della vita di ogni giorno, ma guardate, sono stati scelti unitamente ai filmati per dare nella complessità uno spaccato ampio. Avete visto, i filmati hanno toccato le assicurazioni, hanno toccato l'arte. Questo con il prodotto multimediale era più difficile da fare, dovevano essere le immagini a parlare. Quindi noi abbiamo scelto con intelligenza cosa mettere all'interno. Beh, difficilmente potevamo immaginare alcune cose da fare in un prodotto tutorial. Quindi è chiaro che noi vorremmo anche lasciare una testimonianza di grandi operazioni di integrazione. Qui per esempio c'è la costruzione del palazzetto dello sport e si parla di project financing. Naturalmente se entriamo in banca, giusto per correttezza, vediamo che abbiamo l'area dei privati e l'area delle imprese. Ognuna di queste aree ci sono servizi, ci sono finanziamenti, si parla di leasing, si parla di mutuo e ovviamente di operazioni anche di risparmio gestito. Con un tecnicismo sempre molto puntuale, sempre molto attento, che va dalla banalità ma va anche a toccare temi che sono più complessi, che sono chiaramente molto formativi. E questo Buongiorno. In una dinamica un simpatica in cui figlia. Vi invitiamo nei Ci limiti del possibile per il tempo che avete, per la voglia che avete di consultarlo. Siamo chiaramente a disposizione sia noi come struttura che ha creato questo prodotto e che lo ha diffuso insieme con il contributo dei nostri partner, sia ognuno delle organizzazioni che fa parte dell'ATS, che ha gestito, gestisce e continuerà a gestire per i prossimi mesi il Centro Sperimentale delle Competenze, per poi lasciare il testimonial alla Fondazione, di cui parte di noi qui presenti sono anche membri del Consiglio di Amministrazione e quindi sono più che mai interessati a continuare nel futuro queste esperienze, portando ovviamente, quando vi abbiamo potuto, sia pur brevemente, sia pur velocemente, presentare, portare in Europa. Questa è la nostra grande scommessa, la scommessa di una rivincita, di una voglia di portare questi vostri lavori su altri tavoli, in altri contesti regionali, soprattutto in contesti europei. Quindi da parte mia un ringraziamento ancora e vi auguro ai ragazzi soprattutto che incontrerò nei prossimi giorni per il Project Work e poi per gli esami, che possiate raggiungere brillanti risultati. Grazie ancora.
Invito i dottori Giuseppe Carusillo, Alessio Martinetti e Francesco Vildacci, Emilio Sergio di unirsi a noi, e ovviamente adesso la parola passa a chi ogni giorno vive e collabora con le istituzioni, con le imprese, con le famiglie, vive il problema dell'economia finanziaria. Grazie ancora.